lunedì 2 marzo. Buongiorno da Luigi Bussu. Coronavirus in prima pagina. Scoperti i primi casi a Roma e in Sardegna, mentre in Lombardia è risultato positivo al test l'assessore regionale Matinzoli. I dettagli nel servizio. In nottata è stato registrato il primo caso di coronavirus a Roma. Si tratta di un poliziotto risultato positivo al test effettuato dai medici dell'Istituto Spallanzani. L'ipotesi più probabile è che a contagiare la gente sia stato un amico proveniente dalle zone rosse della Lombardia. Chiuso il liceo di Pomezia frequentato dal figlio a scopo precauzionale. È il primo episodio di contagio nella capitale, dato che i due turisti cinesi assistiti nell'ospedale romano a fine gennaio e dimessi dopo la guarigione avevano già contratto il virus prima del ricovero. In Sardegna invece si attendono conferme dall'Istituto Superiore della Sanità sul primo caso di positività al virus su un paziente ricoverato a Cagliari. L'uomo è un imprenditore 42enne che nei giorni scorsi era stato a Rimini per una fiera. In Lombardia riapre il Duomo di Milano proprio mentre l'intera giunta regionale dovrà sottoporsi al test dopo che il loro collega Alessandro Matinzoni è risultato positivo al Covid-19. E c'è una prima vittima per coronavirus nelle Marche, si tratta di un 88enne affetto da patologie pregresse. In totale in Italia si registrano quasi 1700 casi di contagio con 83 guariti e 42 decessi. Michele Mitarotondo, Mediaterraneo News. Coronavirus che ha colpito anche l'economia, mettendo in difficoltà le borse. Dopo un'apertura positiva a Milano l'indice FTSE MIB è peggiorato del 2,3%, con una raffica di titoli sospesi al ribasso. Quelli bancari sono quelli che hanno sofferto di più. Dopo essere sceso in mattinata a quota 168, lo spread è salito a 185, al massimo da agosto 2019. Intanto sono 68 le nazioni colpite dal coronavirus. In tutto il mondo superate le 3.000 vittime, quasi 90.000 i contagiati, di cui 80.000 in Cina. In Corea del Sud, il secondo paese più colpito, ci sono stati quasi 1.000 nuovi infettati in un solo giorno, mentre negli Stati Uniti c'è stata una seconda vittima. L'Iran è in crisi nel gestire la diffusione del virus. Sono 978 i casi, 54 i morti. In Europa, Francia e Germania sono i due paesi con più contagi dopo l'Italia. Cambiamo argomento, la crisi siriana. Peggiora la situazione al confine tra Turchia e Grecia. Migliaia di profughi pronti a entrare in Europa. Il servizio. Secondo le Nazioni Unite sarebbero almeno 13.000 i profughi siriani che in queste ore stanno tentando di attraversare il confine tra Turchia e Grecia. Il presidente turco Erdogan ha accusato l'Unione Europea di aver bloccato i finanziamenti per contenere il numero di profughi siriani arrivati in Turchia a causa della guerra e di aver abbandonato il paese nell'affrontare la crisi. Gli attacchi turchi in Siria sono iniziati dapprima contro le milizie curde ritenute cellule terroristiche circa 10 anni fa, poi la Turchia è entrata in contrasto direttamente con il governo di Assad, riconosciuto a livello internazionale, e ha chiesto il supporto di Unione Europea e ONU. Erdogan ha deciso di aprire il fronte con l'Europa ai migranti dopo l'uccisione di 36 militari turchi giovedì scorso per mano delle truppe fedeli al presidente siriano Assad, appoggiato dalla Russia di Putin. Intanto il governo di Atene ha convocato una riunione di emergenza e ha deciso di rafforzare i controlli al confine per impedire a ogni costo l'ingresso ai migranti. La settimana prossima ci sarà il Consiglio straordinario dei ministri dell'Unione Europea. L'ipotesi è chiedere il coinvolgimento della Russia per fermare gli attacchi del siriano Assad contro le forze turche. Saverio Carlucci, Mediaterraneo News. Passiamo alla cronaca. È indagato per omicidio il carabiniere in borghese che sabato sera a Napoli ha ucciso un ragazzo di 16 anni che tentava di rapinarlo puntandogli contro una pistola poi rivelatasi giocattolo. In chiusura lo sport. Continuano le polemiche per i rinvii delle partite a causa del coronavirus. La Lega di Serie A deciderà le date in questi giorni. Sentiamo. La Serie A è sull'orlo di una crisi di nervi. È stata convocata per mercoledì un'assemblea straordinaria di Lega durante la quale verrà probabilmente presentata la proposta di recuperare il prossimo 9 marzo le 6 sfide non disputate nella scorsa giornata di campionato, fissando la partita Juventus-Inter alle 20:45. Di fatto, la fine del campionato verrebbe così posticipata di una giornata. Le partite rimandate il 23 febbraio invece verrebbero recuperate durante il primo turno infrasettimanale disponibile. Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal, Sampdoria-Verona e Juventus-Inter, rinviate per un possibile danno d'immagine se si fossero disputate a porte chiuse, sarebbero state recuperate il prossimo 13 maggio, ma lo scoppio della polemica ha poi rimesso tutto in discussione.
È stato l'atteso scontro tra Juventus e Inter ad accendere il dibattito, con il presidente bianconero che ha spinto per il rinvio perché non disposto a rinunciare agli incassi della partita. Andrea Agnelli sarebbe stato d'accordo a giocare anche stasera a porte aperte, pur dovendo la Juve affrontare il Milan in Coppa Italia mercoledì, ma la proposta del presidente della Lega, Paolo Dalpino, non è andata giù alla dinner azzurro Giuseppe Marotta, che l'ha definita una proposta impraticabile e provocatoria. Maria Cristina Mastrangelo, Mediaterraneo News. Per il momento è tutto, appuntamento alla prossima edizione.